Cari ragazzi, ben ritrovati con The Witcher 3. Dunque, qui vediamo l'armatura del lupo in questo video. E questa qua è forse l'armatura più semplice da reperire, in quanto gli schemi si trovano tutti nella stessa zona. Dunque, l'armatura del lupo è senza ombre di dubbio l'armatura più equilibrata, più bilanciata sui vari attributi, in quanto offre sia incremento d'adrenalina, sia potenza d'attacco e soprattutto intensità dei segni. Quello che un po' delude, sinceramente, mi aspettavo qualcosa di meglio, sono le abilità bonus, in quanto per l'appunto una ti permette di applicare 3 unguenti contemporaneamente su una spada, mentre un'altra ti permette di lanciare le bombe senza ritardo. Che cosa voglia dire esattamente non lo so, non ho intenzione di provarlo perché proprio non mi ispira assolutamente. Però comunque dà uno spunto a un incentivo, più che uno spunto, dà un incentivo nell'utilizzo delle bombe. Infatti ci sono un paio di abilità che dopo vedremo alla fine del video, che se combinate effettivamente fanno risultare le bombe particolarmente utili. Parlo principalmente di quelle che infliggono danno. Dunque vediamo le spade, innanzitutto hanno incremento dell'intensità del segno e incremento adrenalina, che è sempre un'ottima cosa. E vabbè, qua al torso incremento adrenalina, mentre i guanti hanno intensità del segno e i pantaloni dovrebbero avere potenza d'attacco, se non erro. Esatto, potenza d'attacco e intensità del segno. Vedete, ci hanno un po' tutto quanto. È veramente la più equilibrata. Anche gli stivali di potenza d'attacco erano male. Però appunto le suddette abilità sono poi queste qua del ramo dell'alchimia, che riguardano gli unguenti e le bombe. Mentre per l'abilità, quella delle armature medie ovviamente, è quello che ti aumenta il danno coi punti adrenalina. Molto bene ragazzi, per questo video è tutto, io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo.